stadio Nicola Ceravolo per la sfida tra Catanzaro e Latina, valevole per la 29esima giornata del girone C di Serie C. Focorto. Il greco per il belga, il cross basso, è uno schema, pacca arriva, conclusione murata dal Latina, ci ha provato proprio Biasci. Baieie prova a tenerla lì, poi sci il parigino che va a coinvolgere ancora Cinelli, che passa con un tocco geniale, palla scaricata, Van de Putte, palla all'angolino con la stecca in buca d'angolo, Catanzaro 1, Latina 0. Esplode la Capraro, esplode il Ceravolo, palla all'angolino su uno schema eseguito alla perfezione, palla a terra, scarico all'altezza del dischetto, si è Amadio. Carissoni va questa volta al tentativo di cross, palla che passa la gira, alla grande, super gol del Latina che trova il pareggio, palla che è passata, ma che giocata, è 1-1 al Ceravolo tra Catanzaro e Latina. Vasquez anticipa bene Esposito, Biasci prova con una grande giocata ad andare via, Carissoni ci riesce, Biasci in area di rigore, col sinistro, non riesce a incrociare, palla che scivola sul prato bagnato. Partita live dalle 20 e telecronaca in diretta del match su www.elevensports.com. Baieie per Vasquez che si gira, col sinistro, un capolavoro, Federico Vasquez. Straordinario Vasquez, da centravanti vero. Si aspetta il fischio di Fiero che arriva in questo istante, parte Vasquez con il destro, 3-1 per il Catanzaro, aveva intuito il lato Cardinali, Vasquez l'ha alzata però, nulla da fare per Cardinali, ancora in gol Vasquez, Catanzaro 3, Latina 1. Baieie, va via, da solo, via per vie centrali, tocco geniale su Biasci, che si sente di calciare, protegge il pallone, va adesso al cross dalla parte opposta, Van de Putte, due passi dentro l'aria, Van de Putte sul primo palo, bravissimo Cardinali, aveva capito le intenzioni del belga che è solito andare a giro. Baieie, Cianci riesce proprio a far arrivare il pallone su Carlini. Di prima Welbeck su Van de Putte che arriva come al solito con un treno, due passi dentro l'aria, non tira, la mette dentro, riesce ad arrivarci un difensore del Latina che è riuscito di fatto a tenere, messo anche a piovere Catanzaro che è tornato a subire gol ma ha avuto sempre il pallino del gioco, ha avuto la forza, la capacità dopo il pareggio di ritornare avanti grazie a un super gol di Federico Vasquez che poi ha chiuso i giochi nella ripresa, dice che può bastare così il signor Fiero di Pistoia, vince Catanzaro, lo fa per 3-1 sul Latina che...